con Erika Piazzola della San Luigi Bovisa. Una sconfitta bruciante oggi perché era una partita molto importante, uno scontro diretto, serviva vincere anche per guadagnare fiducia. Settimana prossima appunto avete un impegno importante con Idrostar. Cosa è mancato oggi? Sicuramente verso la fine della partita eravamo molto stanche, penso, e appunto con i cambi che sono subentrati da parte dell'altra squadra c'è stata una nostra defiance nel gestire la partita negli ultimi minuti, credo. Ti chiedo se c'è un aspetto particolare su cui focalizzerete l'attenzione di qui in avanti, anche magari analizzando quelli che possono essere stati gli errori di oggi. Sicuramente sul mantenere l'attenzione dal primo all'ultimo minuto, su metterci un po' più di grinta e sul crederci di più. Penso che sono cose che si costruiscono volendo anche durante il campionato, una sconfitta non venga. Come dicevo, settimana prossima impegno con Idrostar, come la preparerete, come scenderete in campo? Sfida abbastanza delicata comunque. Credo che al di là dello sguardo sulla classifica sia importante rinfrescare ogni allenamento, quelle che sono le nostre caratteristiche e migliorarci, credere sempre di più in noi e sempre con molto rispetto verso l'avversario crescere come gruppo e come, perché no, anche nelle individualità che fanno le differenze. Va bene, ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo. In bocca al lupo.